perché penso che sia una cosa straordinaria, perché la letteratura è una moltiplicazione dell'esperienza, perché io mi sono proiettata in molteplici personaggi immaginari e questo ha contribuito a farmi ciò che sono, eccetera, eccetera. Ma mi chiedo se per esempio persone di altre generazioni hanno ancora, per persone di altre generazioni, la letteratura svolge ancora questa funzione, o se non siano altri supporti su cui si innesta l'immaginario in un mondo cambiato. Ecco, quindi io questo volevo solo dire, che secondo me questa domanda non può essere elusa, è molto difficile trovare delle risposte, io francamente non ne ho, e quindi mi sento sempre in bilico in quello che faccio, fra un grosso senso che io gli do individualmente e un senso un pochino di precarietà, che non è solo la precarietà data dalla Gelmini, che non è solo la precarietà data dalla vittoria di un'idea di sapere monetizzabile, esclusivamente monetizzabile e per di più spendibile domani, tra l'altro non solo monetizzabile ma anche monetizzabile la prossima settimana, cioè come si diceva prima la ricerca di base è qualcosa invece che magari è spendibile anche ma fra 3 anni, chi lo sa, intanto studiamo le cellule tal dei tali, poi vediamo che succede, da cosa nasce cosa, no? Ecco, come si suol dire. Quindi è l'idea di un sapere spendibile, spendibile immediatamente, cioè deve avere una resa in tempi ormai che sono diventati rapidissimi di monetizzazione e commercializzazione. Quindi non è che voglio, non è questo che mi mette in crisi, questo francamente proprio lo respingo al mittente senza grosse ambasce. Però invece rispetto ai mutamenti che dicevo, che sono mutamenti di scolarizzazione, di accesso al sapere, di mobilità sociale, di supporti dell'immaginario, di rapporti di forza fra i media, tutti questi problemi qua secondo me una questione del senso degli studi letterari, direi più che umanistici, no? Secondo me si pone oggi e richiede di essere pensata, richiede di essere elaborata da chi lo fa. Io ripeto, non so farlo in questo momento, e sicuramente non da sola, cioè è una dimensione questa squisitamente collettiva, credo, bisogna trovare degli spazi per farlo, però penso che è un problema che c'è, non so cosa ne pensate voi, poi le altre cose non le avevo più messe, quindi ci sentiremo. Se vogliamo possiamo chiudere, aprire il capitolo cena, ci facciamo un negroni, ci vediamo qua in casa. Grazie a tutti, grazie.